cioè Sassuolo sono io, perché nel senso che mi è talmente, come dire, appiccicato addosso che io mi sento Sassuolo, anche se cerco sempre di sfuggire Sassuolo. Uno dei complimenti più grossi che mi abbiano fatto è stato in un bar di Sassuolo dove ero con un amico, poi c'era dell'altra gente, eccetera, e prendevamo un aperitivo e allora questo mio amico diceva sì, perché lui scrive delle poesie, è un professore, scrive delle poesie, e uno di quelli lì che mi vedeva tutti i giorni dice, ah, pensavo che facesse l'idraulico, pensavo che facesse l'idraulico, cioè, e quindi questo mi dà l'idea di una normalità. Cioè di essere dentro un'esistenza che non tende a staccarsi ma tende a stare in.